Devo chiederti aiuto per la mia sicurezza personale. Il timore è che si ripeta con me un caso d'Antona. Ti lascio immaginare come possa vivere la mia famiglia. Mi piacerebbe parlarti per 10 minuti. Per me era anche una situazione molto delicata, perché il fatto che fosse mio amico non è che mi poteva indurre a fare pressioni oltre dovuto, perché io non avevo nessun tipo di, diciamo, di titolarità, non ero il ministro dell'Interno, ero il presidente della Camera, personalità autorevole della politica italiana, ma non è che spettasse a me, una scelta così delicata come l'attribuzione o meno della scorta a una persona. Per cui, feci una cosa che mi sembrò giusta, sia nei confronti di Marco, sia nei confronti delle istituzioni, e cioè quella di segnalare al capo della polizia, Gianni De Gennaro, cosa che poi De Gennaro ha ricordato parlando con i magistrati, la situazione di Marco Biagi, chiedendo attenzione, e verifica rispetto all'attribuzione della scorta, alla situazione della sua sicurezza. Da bambino l'ho visto sempre evocare dai miei genitori come esempio di un ragazzo da imitare, soprattutto sul piano del rendimento scolastico. Durante gli anni del liceo a Galvani non riuscivo proprio a ingranare al ginnasio col greco e latino. Mio padre chiamò Marco, era allora universitario, e gli disse: "Senti, vieni se puoi a dare lezioni a mio figlio." E allora mi ricordo tanti pomeriggi passati con lui. Lo vedevo proiettato allora anche verso un impegno politico diretto, una vera e propria carriera politica. Poi scelse la strada accademica e credo una strada in cui è stato veramente un riferimento anche sotto il profilo degli studi. Quando una persona come Biagi muore colpito dalle Brigate Rosse, in questo modo è chiaro che lo Stato deve fare un'autocritica. Davanti ai suoi figli in particolare, davanti alla sua famiglia, davanti a sua moglie. Penso che tutti dobbiamo fare autocritica, tutti noi. Noi che rappresentiamo in misura diversa lo Stato, dobbiamo fare un'autocritica seria, perché lo Stato ha lasciato solo Marco Biagi.